Cari amici di Viaggio in Umbria, siamo arrivati in una parte della nostra regione, in una città dove arte culinaria e cabaret, ristoranti e palcoscenici vanno a braccetto in un connubio tutto da scoprire, assaporare, ma soprattutto ridere. Ci troviamo ad Orvieto, città di risate e risotti. Abbiamo lasciato la meravigliosa piazza del Duomo, abbiamo raggiunto la centralissima piazza del Comune o piazza della Repubblica, uno dei luoghi nevralgici della manifestazione orvietana Risate e Risotti, giunta quest'anno alla quarta edizione e nata da un'idea di Luca Puzzuoli. Allora, come siete riusciti innanzitutto a coniugare le risate ai risotti? È solo un'assonanza? No, è anche un modo di vita, nel senso abbiamo scelto di abbinare queste due eccellenze, nel senso sia i risotti, che è un'eccellenza italiana, e le risate, che comunque servono in questo periodo a tutti noi, e comunque abbinate a dei menù tutti a base di riso e con dei comici di aria Zelig. Andiamo con ordine quindi, chi mette le risate e chi mette i risotti? Cominciamo proprio dai risotti. Allora, abbiamo quest'anno scelto 10 location orvietane e questa, dove siamo in questo momento, è la location della chiusura, dove faremo una grande festa sia delle risate che dei risotti il 3 aprile, e dove avremo l'eccellenza del riso Gabriele Ferron e la sua famiglia, che vengono considerati appunto gli ambasciatori del riso italiano nel mondo. E soprattutto le poi varie location di ristoratori orvietani e non che hanno accettato di partecipare alla nostra manifestazione. E invece chi metterà le risate? Le risate, tanti comici, abbiamo scelto, diciamo, come spettacolo clou lo spettacolo di Cornacchione, che si terrà il 19 marzo nella splendida cornice del Teatro Mancinelli, e poi il prossimo appuntamento è anche il 20 di febbraio con un comico romano che si chiama Gianluca Giuliarelli, noto anche perché ha fatto molte trasmissioni televisive, è stato anche a Zelig in questi e a Colorado Caffè. Bene, allora è arrivato il momento adesso di andare a trovare uno chef che ci regalerà una curiosità da ripetere in cucina per quanto riguarda un risotto preso dalla manifestazione Risate e Risotti. Ad accoglierci nel suo laboratorio, nella sua cucina, lo chef Valentina Santanicchio. Qual è il tuo ristorante innanzitutto? Allora, il mio ristorante sta a Orvieto e si chiama Il Saltapicchio. Ecco, una particolarità, questo nome simile al tuo cognome, c'entra qualcosa oppure no? Sì, allora, il nome è in onore, l'abbiamo dato in onore a mio nonno. Il suo soprannome è Saltapicchio perché era un tipo molto arzillo, poi qua Saltapicchio significa anche grillo, per cui una persona che salta, molto attiva, e il nome deriva proprio da questo. Perfetto. Quindi una particolarità legata al nome del ristorante e al tuo cognome. Qual è la ricetta, il risotto che preparerai nella manifestazione Risate e Risotti? Allora, in anteprima solo per voi questa ricetta che faremo il 18 di marzo per la serata di Risate e Risotti qui al nostro ristorante è un risotto con la sella di San Venanzo, che è un prodotto locale, un'eccellenza locale, appunto di San Venanzo, che è un paese a 20 km da qui, uvetta, anche quello è un prodotto strausato nelle nostre ricette in Umbria per i dolci, per tante cose, salvia e assolutamente riso pianone nano della riseria Ferron, che è uno degli sponsor della manifestazione e un'eccellenza nel riso in Italia e anche nel mondo. Valentina, siccome i nostri telespettatori sono molto attenti per quanto riguarda le ricette, è difficile da realizzare? Ma no, questa è una ricetta semplicissima. Tra l'altro io uso un metodo di cottura che per fare il risotto che mi ha insegnato appunto il proprietario del riso della riseria Ferron, che è Gabriele Ferron, che è uno chef e anche l'ambasciatore del riso italiano nel mondo, del vialone nano in particolare nel mondo. E questa ricetta è una ricetta che mixa vari stili di cucina per il riso e è molto semplice da preparare. Bene, allora telecamera in spalla, seguiamo Valentina.
Iniziamo innanzitutto dalla sella. La sella è questa, è la schiena del maiale. E qua in questo piatto, dove ho già messo tutti gli ingredienti, l'abbiamo già tagliata a sottile, a strisce sottili, non tanto sottili, ma insomma abbastanza da poterle poi ritagliare a julienne. Adesso prendiamo queste strisce e le facciamo a julienne molto sottili. Adesso andiamo a metterla sul fuoco per far rosolare la pancetta e far la sella e far sciogliere il grasso, in modo da ottenere un liquido, un fondo di cottura. A questo punto abbiamo ottenuto una leggera croccantezza della sella, abbiamo sciolto il grasso, aggiungiamo l'uvetta, non tanta, un po' d'uvetta. Un profumo eccezionale. Grazie, è la sella, è merito della sella. Dopodiché mescoliamo bene e aggiungiamo un cucchiaio di brodo per far sì che l'uvetta si ammorbidisca e rilasci tutti i sapori. Altro passaggio, è arrivato il momento di tostare il riso. Allora, adesso tostiamo il riso. Ne prendiamo un mestolo. Allora, noi dobbiamo considerare che questo diventa un'unità di misura, in quanto per un mestolo da 100 grammi facciamo una porzione per una persona. Quindi 100 grammi di riso equivalgono poi a 200 grammi di brodo, perché questa ricetta, in questo metodo di cucina mettiamo un mestolo di riso e due e il doppio di brodo, e poi tappiamo e il riso cuoce da solo, cuoce in una sorta di vapore, che è il suo vapore, che gli consente di rilasciare piano piano l'amido e gli consente di non subire shock termici, che sono quelli che poi bloccano la cottura del riso e il rilascio dell'amido. Bene Valentina, allora a questo punto il riso dovrebbe essere quasi cotto. Certo, sì, siamo sui tre quarti di cottura, diciamo 10-12 minuti. Adesso aggiungiamo il condimento. Mescoliamo leggermente senza toccare il fondo, lo allarghiamo, ma il riso non deve muoversi dal punto in cui sta cuocendo, e copriamo. Ci vediamo tra 3 minuti. I 3 minuti sono passati, Valentina, adesso che cosa farai? Adesso apriamo e mantechiamo. Ora vediamo il risultato. Perfetto, come potete vedere il riso è già bello, il grano del riso è bello aperto, vuol dire che ha rilasciato tutto l'amido e ha assorbito l'acqua, cioè il brodo. Adesso possiamo iniziare a mantecarlo, cioè a girarlo con forza, ma se vedete, io non ho aggiunto né burro, niente, già sta uscendo una cremina, quindi quello vuol dire che è l'amido che il riso ha fatto, vedete, già opacizza il fondo, quello è l'amido del riso. Adesso lo togliamo dal fuoco e aggiungiamo il parmigiano, spengiamo senza toglierlo, facciamo prima parmigiano e pecorino e continuiamo la mantecatura. Si può impiattare. Bene, allora cara Valentina, tu ci hai messo tutta la tua professionalità, la tua conoscenza, io ci metto le forchette ovviamente, non potevo fare altrimenti, è arrivato il momento di assaggiare. Detto che Risate e Risotti è arrivata alla quarta edizione, un numero importante di edizioni, ecco, com'è cresciuta nel tempo? Beh, siamo partiti appunto 4 anni fa con una formula che prevedeva soltanto un ristorante e basta, e c'era un cuoco solo. Siamo arrivati a avere 10 location e 20 cuochi in pratica. E che è un bel lavoro, perché comunque dietro a tutta questa c'è tutta una serie di collaboratori molto importanti che ci permette di far arrivare a Orvieto, da varie parti d'Italia, tutti questi chef che sono conosciuti, come appunto Gabriele Ferron o Marcello Valentino, che sono ospiti della nostra manifestazione.